Il tema è interessante di questo incontro e si è articolato in tre sottotemi, che era il decreto salvacarceri, la responsabilità civile dei magistrati e il decreto liberalizzazioni. Come dicevo nella presentazione dell'incontro, sono degli argomenti apparentemente e forse anche non apparentemente eterogenei, ma il filo conduttore è quello. E questi temi tutelano i diritti, cioè questi temi, le discipline su questi temi, le novità introdotte su questi argomenti tutelano i diritti dei cittadini oppure questi diritti sono in bilico? Diciamo, questo è stato l'oggetto di questo incontro. La cosa più interessante, al di là dei contenuti che sono stati appunto racchiusi nello spazio necessario di un incontro, è che si sono sentite due voci e il dibattito non è stato monotematico. Non è stato con un'unica chiave di lettura. Sono sentite le voci dei magistrati e le voci degli avvocati e noi in questo confronto ci crediamo moltissimo. Secondo noi la ricerca di soluzioni condivise tra magistrati e avvocati è una delle formule che può aiutare la giustizia ad uscire dalla crisi, no? Non a risolvere i problemi, non siamo così banali e così sciocchi, però può servire. E allora, i diritti dei detenuti, rispondo, sono tutelati dal decreto salvacarceri, decreto legge che è stato comunque convertito in legge, oppure sono in bilico? E allora io direi che tutelati sì, perché delle novità sono state introdotte. Certamente l'intervento normativo non ha risolto il problema che era alla base di questo intervento del legislatore, che è il sovraffollamento delle carceri. È un problema grosso, è un problema serio. La struttura proprio delle carceri è in condizione di fatiscenza, è una fatiscenza dovuta a inadeguatezze, disattenzioni. Tagli di spesa. Queste condizioni non sono sfuggite alla Unione Europea che ha condannato l'Italia. Infatti uno dei problemi per il mandato d'arresto europeo è proprio questo, che poi i vari rumeni, albanesi, eccetera, sono costretti in attesa della consegna per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo a vivere, a stare in queste carceri che sono in queste condizioni. Quindi questo è il primo. Sul tema della responsabilità civile, e poi vorrei completare questo argomento. E poi non basta solo l'intervento per spopolare il carcere, non basta intervenire in fase esecutiva, bisogna deflazionare a monte tutti i processi che gestiamo. Quindi bisogna depenalizzare tutti i reati puniti con pena pecuniaria, rispettando alcuni reati che tutelano beni giuridici di interesse particolare, come l'ambiente, l'edilizia. E poi bisogna soprattutto sospendere i processi nei confronti degli irreperibili. Tutti i tribunali italiani avrebbero migliaia di carte, di fascicoli in meno da trattare, perché il marocchino che vendeva il CD, che era privo del marchio SIAE o abusivamente riprodotto, non lo troviamo e lavoriamo a vuoto tutti quanti, mentre si potrebbe sospendere. L'altro tema grossissimo e importantissimo, quello della responsabilità civile del magistrato, del giudice, che è in discussione al Senato, dopo che è stata approvata dalla Camera, una modifica. La modifica prevede un'azione diretta contro il giudice per danni cagionati al cittadino dagli atti compiuti, dal compimento degli atti. Ora, lei mi insegna che il giudice in quanto tale è un terzo che deve risolvere una controversia fra due parti. Ci sono sempre due parti, quindi il giudice deve necessariamente, è chiamato istituzionalmente a scegliere tra tesi contrapposte, inevitabilmente accontenterà una parte e scontenterà l'altra. Diciamo, è nella natura intrinseca dell'essere giudice, terzo fra due parti. Questa azione diretta rischia di non tutelare il cittadino, perché il giudice viene delegittimato, c'è il rischio che venga esposto all'azione di una delle parti.
E quindi viene meno l'autonomia, la capacità di giudizio e non possiamo neanche ricorrere alla medicina difensiva come fanno i medici. Noi a che cosa ricorriamo? Il principio che è alla base del sistema giurisdizionale è che il giudice è investito di una domanda, è tenuto a pronunciarsi, la può dichiarare inammissibile, prescritta, può dichiarare la decadenza, la può rigettare, la può accogliere, ma deve pronunciarsi, quindi non può adottare una formula, una strategia difensiva. Quindi questo mette in gioco la capacità decisionale e la parte più forte sarebbe quella che potrebbe più intimorire il giudice. E quindi è in discussione la serenità di giudizio, la capacità di decidere. Io, tra l'altro, nel nostro sistema il giudice è soggetto a una responsabilità penale e l'abbiamo visto anche di recente, no? Io sono attualmente presidente della giunta sezionale dell'ANM. Abbiamo visto le recenti vicende, oggi abbiamo fatto un comunicato con cui abbiamo ribadito la centralità della questione morale, ribadito l'importanza del ruolo del potere giudiziario chiamato a ripristinare la legalità senza sconti ad alcuno. Abbiamo espresso l'amarezza per queste vicende, ma c'è una responsabilità penale del magistrato, c'è una responsabilità civile, c'è una responsabilità disciplinare, c'è una responsabilità professionale, che vuol dire che durante la carriera viene valutato come ha lavorato. Se, ne parlava anche il presidente Virga. Lei sa che sono stati introdotti oggi con la riforma Mastella, sono stati introdotti gli incarichi delle novità nell'ordinamento giudiziario per cui gli incarichi semidirettivi, cioè presidenti di sezione o procuratore aggiunto, e gli incarichi direttivi, cioè presidente del tribunale o procuratore capo, durano 4 anni. Dopo i 4 anni c'è una valutazione sulla di veri una verifica su come il presidente ha gestito questo suo ruolo. Se lo ha gestito bene, viene confermato, se no non viene confermato. E ci sono tanti casi, anche locali, di presidenti che non sono stati confermati. E poi c'è una responsabilità contabile, quindi ci sono 5 responsabilità. Come si è detto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha imposto all'Italia di introdurre la responsabilità diretta della parte contro il giudice, che è veramente destabilizzante, mina alla base l'autonomia del giudice e quindi mina alla base la democrazia. Sostanzialmente sollecitato una rivisitazione dell'azione di rivalsa. Mi spiego. La legge attuale, la 117 e l'88, prevede che ci sia una responsabilità del cittadino che ritenga che il giudice abbia sbagliato e si rivolge allo Stato. Quindi l'azione non è diretta, per cui già c'è un filtro, no? Non si crea una causa tra la parte e il giudice con rischio di ricusazione, eccetera, eccetera. Il cittadino si rivolge allo Stato. Lo Stato può poi rivalersi nei confronti del magistrato. Questa azione di rivalsa va rivisitata.